Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti nel mio video haul, penso il più grande video di shopping che io abbia mai postato, perché non ho un acquisto da Chanel, non ho due acquisti da Chanel, ma ho tre acquisti da Chanel da farvi vedere, uno da Saint Laurent, ho un sacco di arrivi da Benefit, Too Faced, Urban Decay, quindi iniziamo subito perché ci sarà una carrellata di nuova roba pazzesca. Quindi, qui come potete vedere, forse non si vedono, non lo so, ho uno, due, tre, 4, mamma mia, e 5 pacchi che mi sono arrivati da Urban Decay e li apriremo insieme. Tra, 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 primo pacchettino. Allora, la prima cosa all'interno è il Naked Skin fondotinta in colore light, che purtroppo temo sia troppo chiaro per me in questo momento, ma ovviamente per il mio colore post estate, cioè colore cadavere, lo sapete, è perfetto. Poi c'è, allora, il Melt Down Makeup Remover Dissolving Spray. Questo è uno spray che scioglie il makeup, molto interessante devo dire. Voglio proprio vedere com'è. Poi c'è lo stesso prodotto però in versione stick, l'avevamo già visto insieme, l'ho provato per sciogliere il trucco sul viso ed è pazzesco, cioè provatelo, ne basta veramente una passata e se ne va tutto. Poi c'è il Ultimate Ozone Multipurpose Primer Pencil, questa è una matita che fa da base al rossetto. E poi c'è la Rehab Makeup Prep Lip Love, questo è un balsamo labbra super super idratante. Seconda scatolina, vediamo che cosa c'è all'interno. Qui c'è, allora, questo era forse il prodotto che più stavo aspettando da Urban Decay. C'è la Naked Heat e questa è una palette di ombretti che ha dei colori che secondo me sono perfetti per gli occhi chiari, non solo perché ovviamente sono tutti bene o male colori neutri, quindi si possono usare su assolutamente su tutti i colori di occhi, però sapete che l'occhio azzurro, blu, verde non sta bene con tutti i colori, quindi è difficile trovare una palette dove io posso usare tutti i colori e qui posso veramente dire di poterli usare tutti e in più, essendo tutti molto rossi e aranciati, fanno risaltare un sacco il colore dei miei occhi. Sono molto contenta di questa palette perché, cioè, è fatta apposta per me, la adoro. Mi piace un sacco perché hanno diviso primers, poi qui ci sono gli occhi, poi c'è la Eyeshadow Primer Potion, questa la conoscete, è l'originale, intramontabile, classica e fantastica primer potion che io uso da i tempi della preistoria. E poi c'è la 24/7 Glide On Eye Pencil, anche questa la conoscete, il colore è Perversion, quindi è un nero grigio scuro, io l'ho sempre usata come nero, ma è appunto la loro matita. Occhi, sono fantastiche queste, provatele. Terzo pacchetto, vediamo. Allora, qui c'è, oh, questa è la Naked Skin Shape Shifter Palette, è una palette di illuminanti, che figata può essere questa palette, io, cioè, vi giuro, sono sempre emozionatissima quando mi arrivano queste cose. Allora, oddio, come si apre? Allora, prima così, wow, cioè, io non ho parole, ci sono un sacco di colori illuminanti. Ah, ok, nella parte sopra ci sono colori in polvere per fare il contouring, nella parte sotto ci sono colori in crema. Questa palette mi ricorda un sacco le palette che avevo quando ero piccolina, quelle che si aprivano a più piani. Le adoravo e adoro questa, è fantastica. Poi, oddio, ci sono un sacco di novità che non vedevo l'ora di provare. C'è il Velvetizer, questa è una polvere per il viso, una cipria per il viso traslucida. Tra l'altro ha la confezione in, io non mi ricordo mai come si chiama, velvet in italiano, non so perché, è proprio una cosa che, boh, penso, no, non mi ricordo, non ci provo neanche. È strutturata la confezione, è in tessuto e rende appunto l'idea del finish matte, e questa è appunto la polvere. Non vado ad aprirla adesso perché svolazzano ovunque e io poi mi ritrovo tutta macchiata che devo uscire, però è fantastica, cioè è fantastica, devo ancora provarla ma sono troppo contenta. E poi, cioè, io non ragiono quando filmo, veramente sono fuori di me. E poi, oggi mancano 17 giorni al nostro matrimonio, vi potete immaginare come state in testa quando mancano 17 giorni al vostro matrimonio? Non si sta tanto bene, ve lo dico, cioè nel senso che sei un po' fuori di te. E poi c'è il Color Correcting Fluid, questo è in green, questo è un fluido che corregge il
l'incarnato, tipo io lo metto ai lati del naso dove un po' di Cooper Rose, rossori vari, perché ovviamente con il fondotinta adesso non si vede, però vi garantisco, anzi lo sapete perché molto spesso, ahimè per voi, inizio i video struccata e si vedono tutti i miei rossori che fanno sembrare il mio collo bianco e la mia faccia rossa. In realtà la mia pelle è appunto molto chiara, il problema mio sono tutti questi rossori, e quindi i color correcting fluid, colore verde, ti aiutano un sacco. E poi qui c'è invece il correttore Naked Skin Complete Coverage, questo è in colore fair, e anche se più chiaro della mia carnagione sicuramente lo userò per il matrimonio. Altra scatolina, e qui ci sono tre powder foundation, sono tre fondotinta in polvere, ma in tre colori diversi. C'è un light neutral, un fair neutral e un light warm, quindi appunto dipende un po' come sono messa con il colore, quindi me ne hanno mandati tre, sono troppo contenta. E poi ultima scatolina, ci sono, wow, allora, due rossetti. Uno, ah, questo è il mio preferito, questo è il mio preferito, è il Bad Talk, è un matte, ve l'avete visto indossare spessissimo e ve ne ho parlato spessissimo. Amo questo rossetto perché è un, non è proprio nude, è tipo un rosato con un po' di viola, ma è comunque naturale e fantastico. E poi c'è il Wrong Number, che è invece un sheer, questo è opaco, questo è invece un colore molto naturale e traslucido, quindi sono troppo contenta. Poi qui c'è il qui c'è il lip gloss in colore Walk of Shame, che è splendido, provate questo colore da Sephora perché è bellissimo, è un colore che sta bene a chi ha la pelle molto chiara, sfigata tipo la mia. Poi c'è il Brow Tamer, ah, questo è un brow gel, lo uso moltissimo, quindi avevo bisogno di un backup, come si dice in italiano, insomma di un prodotto nuovo perché l'altro sta andando. Poi c'è il Complexion Primer, fattore protezione 30, non so, ah sì, questo è il primer che sto finendo, grazie al cielo. Ne ho ricevuto uno nuovo perché voglio troppo usarlo il giorno del mio matrimonio, l'ho utilizzato anche oggi, il problema è che tipo ho ancora tanto e quindi grazie al cielo, musichetta celestiale che adesso scende, oh, grazie. E poi c'è il makeup setting spray di All Free, paraben free, questo è uno spray fissante che non ha schifezze all'interno, quindi non mi fa uscire i brufolazzi. Poi mi sono arrivate diverse cosine anche da Kiehl's, perdonatemi se l'illuminazione continua a cambiare, ma ci sono nuvole che vanno e vengono, e questi sono un sacco di... Allora, io... Questa sì, questa è lei, è la Creamy Eye Treatment con Avocado di Kiehl's. Allora, questa crema è tipo tra le migliori creme, assieme a quella La Mer, veramente, che io abbia mai provato. Ne basta pochissima. Si stende che è un piacere, ma al di là di questo idrata la pelle benissimo, nel senso che quando mi sveglio la mattina la sento ancora tutta bella morbida ed idratata. E se volete combattere le rughe attorno agli occhi dovete sempre religiosamente mettere abbondante crema occhi. Quindi è questa, ho richiesto un nuovo barattolo a Urban Decay, quindi sono troppo contenta che mi sia arrivato, sono troppo felice, anche se questo non è proprio il full size, quindi prevedo che mi durerà tipo una settimana. Poi qui c'è il, questo non lo conosco, è un Energizing Radiance Mask, quindi è una maschera energizzante che profuma di mandarino, e ovviamente sarà tutta un'altra roba, però è buonissima, voglio proprio provarla, penso sia un po' esfoliante perché ha dei granelli all'interno. Poi qui c'è un'altra maschera, però se questa è energizzante, questa invece ti difende dalle impurità presenti nell'aria, insomma, e poi rimpolpa la pelle. Annusiamo anche questa, che non si può fare a meno di annusare la roba nei miei video, mi dispiace, ma no, questo è il tappino, apriamolo. Oh, questa sa di fresco, tipo rosmarino, cetriolo ovviamente sarà tutt'altro, però secondo me sa di rosmarino. E poi qui dentro c'è il questo è un tonico senza alcol, e sono fantastici questi, fantastici davvero, Nicole, sul serio, sono fantastici questi mini size perché quando viaggio mi salvano la vita. E poi c'è il Daily Reviving Concentrate e il Midnight Recovery Concentrate, questi sono due campioncini, mandateli a provare, provateli e poi mi fate sapere perché sono fantastici. E la Kiehl's mi piace molto perché secondo me ha prodotti di altissimo livello, davvero alto, a prezzi non esageratissimi, quindi
dateci un'occhiata. Poi, non ridete, ma mi sono arrivati 4 pacchetti da 1903 London, che è un... oh, ma queste sono colorate, stavo guardando adesso, non le ho nemmeno viste, io spacchetto tutto con voi. Queste sono le mitiche, le fantastiche, le intramontabili salviettine Sorbisebo. Voi riderete, però io senza queste salviettine Sorbisebo non vivo, cioè in estate mi salvano la vita. Quando sono in giro tutto il giorno, inevitabile che con questo caldo, e io odio il caldo, divento un po' lucida, anche con il primer. Comunque il fondotinta rimane perfetto quando tolgo il lucido, però... bene o male, se sto fuori tutto il giorno succede, e queste sono fantastiche. Il problema è che mi sto rendendo conto in questo momento che sono colorate e hanno 2 colorazioni, una è rose pink, una è medium beige. Oh, e 2 sono per lui e 2 per lei, tra l'altro. Però Tomas non ha la pelle grassa, quindi non so che cosa ne farò di quelle. Le userò comunque, ma chi se ne frega, io uso anche prodotti da uomo se funzionano, basta che funzionino. E queste, appunto, una è beige e l'altra è pink. Vedremo un po', non mi sconquiferano molto le salviettine colorate, devo dire, però proverò, vi farò sapere, come al solito sono una cavia umana. E poi da Gisù, io ancora non lo so pronunciare questo nome, prima o poi ce la faremo, c'è il Propolis Infused Texturizing Wave Spray. Quindi questo è uno spray per capelli con propolis che va a creare texture nei capelli. Non ho ben capito che cosa funzioni, ma praticamente si applica, insomma, durante lo styling dei capelli e ti crea un po' di corpo, cosa di cui io ho molto bisogno. Quindi grazie, da Benefit mi è arrivata questa figata pazzesca, che tra l'altro si muove e c'è uno specchio. Sì, sono troppo fighi i pacchetti di Benefit, specialmente ultimamente. Questo è l'Abracadabrow, dovreste vedere perché è fichissimo, perché praticamente si muove tutto. Sono tipo quei libri che avevamo da piccoli, avete presente? E mi manca un sacco giocare con queste cose, quindi devo ammettere che già ci ho giocato tantissimo, cioè da prima, da sopracciglia a Bigfoot, a sopracciglia normali. Qui ci sono anche dei prodotti all'interno di questo libro magico, guardate che figata la pagina dopo. Vabbè, io sono veramente fuori. E poi vi faccio vedere, alla fine del libro ci sono i prodotti che sono in queste caselline, e ci sono la Foolproof Brow Powder e poi la Foolproof Brow Powder. È lo stesso prodotto, solo che qui c'è la scatola e qui c'è il prodotto. È troppo figo questo libro, e mi secca veramente tirar fuori i prodotti, sono troppo carini così, è troppo bello. Poi, sempre da Benefit, mi sono arrivate un sacco di altre cosine. Alcune le ho richieste io perché ho disperato bisogno di alcuni di questi prodotti. Quindi la prima è la Oil Free Remove It Makeup Remover, e questa non è un'acqua micellare, ma a me ricorda moltissimo le acque micellari perché è molto leggera, delicata, in colore, in odore, non ha profumo, se ne ha, è veramente molto leggero. Io lo uso tutto nei miei video, cioè sì, no, un po' di profumo ce l'ha, ma appunto è molto neutra e va benissimo per rimuovere il trucco anche dagli occhi, perché non ha olio. Quindi voi sapete che con l'extension non si possono usare struccanti che contengono oli, quelli bifasici eccetera, quindi questo per me è perfetto, lo uso sia per il viso che per gli occhi. Poi mi sono arrivati, allora, altro prodotto di skincare. Questa è la It's Potent Eyes, questa è una crema occhi, non è super idratante, quindi se la uso solo la mattina, mentre magari quella della Kiehl's o quella di La Mer la uso la sera, perché non voglio una crema troppo pesante di giorno. E, però è perfetta perché fa quello che deve fare, nel senso che idrata molto bene la pelle, mi piace, non mi dà problemi. Purtroppo ho problemi con un sacco di prodotti, ma non con quelli della skincare Benefit. E poi altro prodotto della skincare è l'Instant Comeback Facial Serum, e questo è un siero per il viso, come sapete si applicano prima della crema idratante. Non credo di averlo mai utilizzato, però sono molto curiosa perché mi trovo molto bene con i prodotti di questa linea. E poi, allora, altro prodotto che non può mancare veramente è il The Professional Pro Balm to Minimize the Appearance of Pores, e per il mio matrimonio penso che questo lo applicherò soltanto sulla zona T, dove si possono vedere pori e roba del genere, mentre quello Urban Decay comunque su tutto il viso. E poi c'è, allora, The Professional
Instant Wipeout Mask, questa è una maschera che ti toglie praticamente i punti neri e tutte le schifezze, tutte le... quella roba così, dal naso, come c'è disegnato su questo disegnino. E mi è arrivata la Go Go Tint Bright Cherry Tinted Lip Cheek Stain. Questa è una tinta labbra e guance. Che bella che è la confezione, io amo le confezioni Benefit, sono pazzesche. Questa è una terra che è più chiara rispetto alla Hoola normale, quindi va benissimo per un contouring quando sono bianca cadaverica, perché voi, non so se vi rendete conto, cosa c'entra sto coso, non c'entra niente, voi non so se vi rendete conto, ma io così sono abbronzata, quindi lo sapete come sono in inverno, sono trasparente, quindi questa va benissimo appunto quando non sono abbronzata ed è perfetta, amo sia la Hoola che la Hoola Light. E poi qui c'è il Dandelion Dew e questo dovrebbe essere la versione liquida del mio illuminante preferito al momento e penso proprio che sia lui, se è lui oppure è il blush, vediamo. Questa è la versione liquida del blush, io ho questo blush molto naturale, io ho questo blush in versione super mini, tipo piccolissima, che uso quando vado in viaggio perché non mi prende praticamente spazio e mi piace molto che sia rosato ma non troppo rosato, è perfetto, è super naturale, si stende benissimo, insomma è fantastico. E tra l'altro non sapevo che esistesse la versione, no questo non c'entra più che questo dovrebbe andare giù, e tra l'altro non sapevo che esistesse la versione liquida, quindi top. Poi sono gli arrivi da Too Faced. Too Faced ha sempre, cioè anche i pacchi che mi arrivano con il corriere di Too Faced sono sempre bellissimi, quindi rosa con i cuoricini e un fiocco e all'interno, se mi seguite su Instagram, su Stories, già conoscete il contenuto di questo pacco. Su Instagram e su Stories in generale vedete sempre tutto in anteprima, incluse le mie borse, i miei acquisti, quindi se non mi seguite, siete curiosi, seguitemi anche lì perché vedrete tutto prima. E qui ci sono tre prodotti, due della linea Hangover e uno è il Born This Way, iniziamo proprio da questo. Questa è la Ethereal Setting Powder, quindi è la cipria della linea Born This Way. Voi sapete che io amo il fondotinta di questa linea e questa è la cipria. Molto curiosa la confezione perché se la guardate così sembra tipo quei blush e invece è una cipria. Anche questa svolazzerà ovunque, quindi meglio che io non la apra. Mi sembra anche abbastanza chiara, non so se sia traslucida una volta applicata oppure no. Comunque è anche acido ialuronico all'interno, molto interessante. Poi ci sono, vabbè questo lo conoscete, è il Hangover Primer, ormai ho finito il mio e quindi sono molto felice di avere un backup. E poi c'è invece il Prime Set Refresh, questo è uno setting spray, quindi è uno spray, che carino, cioè è troppo carino il packaging. E questo è appunto uno setting spray, tra l'altro oggi non ho fissato il trucco, quindi direi che ci stava, perfetto. È super rinfrescante, sa di cocco, è buonissimo. Poi, ultimo prodotto make up prima di arrivare ai miei acquisti folli dell'ultimo periodo, ed è questo. Anche questo l'avete visto su Stories, mi avete chiesto in tantissimi di farlo vedere in video, e sono un sacco di nuovi colori arrivati da L'Oreal, non so se si vede il brand, se si vede qua, da L'Oreal e hashtag mai una gioia, scegli la tua squad. E ci sono un sacco di prodotti labbra, alcuni sono opachi, altri sono lucidi, semi matte e laker, quindi wow, guardate quante tonalità mi hanno spedito, quindi wow, veramente wow. Vanno tutte dal nude fino ai colori un pochino più scuri, c'è anche un viola super intenso, molto molto interessante per l'autunno più che per l'estate, secondo me lo vedo molto di più per l'autunno. Ok, passiamo ora agli acquisti, quelli seri, pazzi, che solo io posso fare. È di Saint Laurent, che chissà se pronuncerò mai bene, Yves Saint Laurent Forever. E qui, questa è la scatolina e questa è la mia solita musichetta per i miei acquisti un po' più importanti. E la cosa che ho preso da Saint Laurent, chi lo sa, non lo sapremo mai, e ho preso online dal loro sito. Ed è un orecchino che adesso vi faccio vedere. E voilà, questo è l'orecchino. Mi piaceva troppo, io detesto le mie orecchie, le detesto davvero, però è troppo bello secondo me, non lo so, mi faceva impazzire letteralmente ed è stato difficile anche scegliere la tonalità perché lo fanno in diverse colorazioni, però questo è secondo me il più bello ed è stupendo. Poi vogliamo arrivare agli acquisti Chanel? Direi di sì.
E come vi anticipavo, sono tre box, lo so, sono fuori di testa. La prima è questa. Ta-dan, 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 ta-dan. Ebbene sì, ho preso la Jumbo rossa. Come sapete, ho la Jumbo in nero e in bianco con hardware di vari colori. Una è argentata, l'altra è champagne, sì, no, è dorata, un dorato chiaro, e ho preso adesso la Jumbo silver, quindi hardware argentato in colore rosso, questa è in caviar, quindi è la pelle un pochino più resistente, avevo troppa paura a prendere quella, l'altro tipo di pelle nella Jumbo, perché le Jumbo le utilizzo spessissimo e quindi sono quelle che si rovinano di più, perché le uso di più. Questa dovete sapere che è vintage, ho fatto una ricerca infinita per trovare l'esatta borsa che volevo e ce l'ho fatta, è lei ed è stupenda, nonostante sia vintage è perfetta, non ha assolutamente nessun tipo di problema, è praticamente nuova e io la adoro. Tra l'altro è di un rosso un po' più scuro rispetto ai rossi che ci sono ora in negozio ed è esattamente quello che volevo, perché il rosso con sottotono caldo non mi sta particolarmente bene, cercavo un rosso appunto con sottotono freddo leggermente più scuro. Sono molto in pandan con le unghie oggi e quindi sono troppo felice di averla trovata, quindi tre Jumbo nella mia family. Poi ho preso un'altra borsa Chanel, anche questa è vintage e secondo me è stupenda, perché cercavo una Chanel un pochino più elegante ma comunque non troppo piccolina, con hardware dorato, e questa è splendida. Secondo me questa è una vintage degli anni 80, pensate che è praticamente più vecchia di me, e all'interno è così. Ci sta anche parecchia roba, l'unico problema, l'unica cosa che mi dispiace è di non poterla mettere a tracolla, quindi si porta soltanto così, non posso appunto metterla a tracolla, però è della grandezza perfetta, esattamente come la cercavo, e anche qui ho risparmiato molto, devo dire, nonostante il vintage comunque conservi prezzi molto alti, ho risparmiato molto. Questo è un modello che non si trova più nei negozi appunto, perché è degli anni 80, però è stupenda, sono borse intramontabili, indistruttibili e io la adoro. Notate che una volta non li facevano paffuti, i quadratini, sono più piatti. Però è praticamente la mia unica borsa vera vintage, perché ho qualche altra borsa vintage ma è tipo di 5 anni fa, 10 anni fa, questa invece è vintage davvero ed è fenomenale, e l'ho presa tra l'altro nell'unico negozio a Trieste che vende Chanel vintage ed era l'ultima, quindi sono stata anche molto fortunata. E se mi seguite su Instagram già la conoscete, ma nell'ultimo video mi sono dimenticata di farvela vedere, quindi ve la faccio vedere oggi. E poi direi di arrivare all'altro mega super pazzesco acquisto che ho fatto, è questo nuovo della boutique Chanel di Venezia. Solita musichetta mia del Tebete. All'interno c'è il solito, questo è il guanto per, non lo so che cosa sia, chi lo guarda. E poi all'interno, vi ho fatto lo spacchettamento su Instagram, spero vi sia piaciuto, mi piace un sacco fare questi spacchettamenti. E dopo 10 kg di carta c'è la dust bag. Anzi, ve la faccio vedere così come sta nella scatola, perché non l'ho utilizzata per farvela vedere prima e non è stato facile, credetemi. Ed eccola qua, my new baby, ed è una mini quadrata, è la mia la mia prima mini quadrata, e il colore è beige scuro, è di quest'ultima collezione, non appena, perché a Venezia lo sapevano che ero alla ricerca di una mini, e non appena sono arrivata in negozio, la mia fedelissima SA si dice in inglese, non so come si dica in italiano, beh, la mia fedelissima aiutante Chanel di Venezia, che ormai mi conosce bene, mi ha telefonato, mi fa guarda che sono arrivate le mini, quindi mi ha spedito tutti i colori, e poi dalla boutique di Chanel, dalla boutique di Venezia, scusatemi, me l'hanno spedita, quindi è fantastica, è veramente fantastica. Sembra più marrone, ho notato nelle riprese, mentre è una specie di color malva scuro, loro lo chiamano beige scuro, ma secondo me è un pochino più malva, perché ha un po' di viola all'interno, l'hardware è champagne,
Quindi è la perfetta combinazione tra oro e argento. Ultimamente mi piace un sacco questo hardware, perché poi posso usare sia gioielli dorati che gioielli argentati, mentre il solito oro Chanel è molto molto forte, proprio giallo, quindi questo secondo me è fantastico. Nonostante sembri piccolina, c'è comunque molto spazio all'interno, ci stanno assolutamente cellulare, quel portafoglio più piccolino dove ho tutte le carte di credito eccetera, ci stanno chiavi, beauty case. Quindi sono super super felice, messaggio arrivato, scusate, sono super super felice di questo acquisto. Finalmente ho trovato le mini. Dovete sapere che le mini quadrate, quelle rettangolari, io ho quella rettangolare in verde in tessuto, se vi ricordate, le mini rettangolari hanno la catena un pochino più lunga e si possono indossare anche a tracolla, mentre quelle quadrate no, non so perché, in realtà si può indossare comunque a tracolla ma viene un pochino più alta, tipo se siete delle vatusse come me, che sono 1,77, ovviamente dovete, vi starà un pochino più alta, ma se non siete appunto dei giganti potete mettere anche questa a tracolla. Non vedo il profumo delle borse Chanel nuove è impareggiabile, io lo so che, cioè, sono fuori di me, però capitemi, matrimonio, shopping pazzo, tutto un po'. Quindi sì, sono molto felice, non vedevo l'ora di farvela vedere, e questi sono stati i miei acquisti folli dell'ultimo periodo, e in più tutti gli arrivi dalle aziende, quindi così siete informati anche su tutte le ultime novità eccetera eccetera eccetera. Quindi io vi ho fatto davvero vedere tutto, spero vi sia piaciuto questo video, perché ricevo sempre migliaia di richieste per i miei haul, e quando li faccio sto sempre che penso, oddio, ma gli sarà piaciuto, ma oddio. Quindi spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme, vi abbraccio forte perché vi voglio tanto 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 bene, e noi ci vediamo alla prossima. Spero di riuscire ad editare questo video e mandarlo subito online oggi. Un bacio, alla prossima, ciao!